sembra un risultato giusto o probabilmente sarebbe stato giusto un altro tipo di risultato? No, io credo che alla fine la ripresa è aumentata, è quello che ho fatto vedere, poi per quanto riguarda l'entità del risultato poi fa parte del calcio. Mister, questa vittoria nel derby, secondo lei può rilanciare queste chance nel rush finale dello stadio per continuare questo discorso al terzo posto? Questa era una partita difficilissima perché noi è vero che stiamo comunque cercando di conseguire un obiettivo prefissato, ma anche il Savoia lo trovate in buona salute e anche loro vogliono comunque raggiungere il loro obiettivo. Quindi, come già detto in precedenza, io credo che sia analizzare partita dopo partita perché sia, credo che sia il modo migliore per poi affrontare questo trascino. Proprio diciamo in ottica di riguardare i prossimi, a differenza del passato, Ripa l'ho visto schierato ovviamente più verso la porta avversaria e i frutti insomma non sono arrivati. E, diciamo è il modo giusto di continuare così, bisogna che non insiste su Ripa come cardine dell'attacco. Avevo già avuto modo di parlare di te per dirti che il modo è una conseguenza, a me quello che è piaciuto dell'interpretazione, l'atteggiamento che ha avuto non solo di Paticarmi ma tutta la squadra, oggi veramente bene, ho avuto delle risposte importanti e sono contento che poi alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato contro un'ottima squadra direi. Quando punta il ritorno dei Citari per questo finale di campionato? Conta come il recupero di tutti gli altri, anche il recupero di Jefferson per esempio, che sta recuperando un piano e sono contento. E io credo che qua alla fine più siamo meglio è, perché credo che qua ci sia bisogno proprio di rapporti di tutti quanti. Credo un programma solare. Come giudica la prestazione di Carrozza? Nelle altre gare era sembrato lievemente sottotono, invece oggi ha messo segno il gol e poi ha calato di fatto il sipario sulla partita. Va bene, anche la partita precedente aveva fatto molto bene secondo me, entrando in una gara complicata con un uomo in mezzo, quindi sono contento, ma sono contento anche degli altri, insomma anche lui dopo una lunga assenza è entrato col piede giusto. Lo stesso io ho senza esposizione, quindi bene. Mister, vi faccio giusto un'ultima domanda, ovviamente non voglio essere polemici, ma perché piatto, quanto mi dispiace aver perso le biglietti in questa formazione? Guarda, per questa domanda c'è qui il direttore generale, quindi credo che sia più giusto. La rigirò al direttore generale. Ieri a margine delle convocazioni c'è stata appunto una comunicazione della rescissione consensuale di Ripa, come mai cosa è successo? C'è il fatto stesso che sia consensuale, si vede c'è unità di intenti tra riguardo tra la società del calciatore, evidentemente noi ci aspettavamo qualcosa di più da Mattias, e bene, anche lui magari si aspettava qualcosa di più, forse voleva dare qualcosa di più di quello che poi non ha dato, alla fine. Effettivamente non è riuscito ad esprimere il suo potenziale che è enorme, però non ha influito diciamo in questa stagione con noi. Ci dispiace sicuramente perché arrivare a una risoluzione è sempre una cosa antipatica, però molte volte serve anche a risolvere i problemi. C'è stata appunto questa vittoria nel derby, ma il giro, come sappiamo, oggi era 6 minuti. Quanto le dispiace? Questa è la cosa che non lo dico per piaceria o altro. Innanzitutto voglio ringraziare personalmente, anche a nome della società, la società Savoia per l'accoglienza riservata che è andata al di là del risultato del campo, perché comunque sono stati ottimi ed eccellenti nell'accogliere la nostra delegazione e la nostra dirigenza. Sicuramente è una cosa brutta vedere uno stadio vuoto, senza la possibilità di poter far entrare i tifosi del Savoia, magari così come è venuta l'andata
con il posto di Castellammare, una sconfitta sicuramente. Per il calcio non sono parole dettate dall'occasione, ma sentite, bisognerà sicuramente fare qualcosa di diverso, perché non si può, il calcio così finisce, e non è giusto mortificare persone, popoli, tifoserie che vivono anche di questo, cioè del sano calcio. Proprio diciamo sullo stesso ritmo della domanda precedente, la settimana scorsa ci sarà il derby con la Salernitana, una gara importantissima per il discorso sta crisi. Si vociferà che ci potrebbe essere la giornata giallo-blu, e lei ci può confermare questa descrizione? Purtroppo no. La giornata giallo-blu deve cadere per forza di cose in una giornata del campionato, che inizialmente si vendono gli abbonamenti proprio con una partita meno. Credo che sia ovvio che ci sia contro la Salernitana, la giornata giallo-blu, perché è l'unica gara di cartello che è rimasta disponibile per poter sfruttare questa cosa. Sicuramente ci aspettiamo una risposta importante da parte dei tifosi di Castellammare, sicuramente siamo consapevoli che la curva non farà mancare il proprio sostegno, e vorremmo che tutta l'altra parte dello stato, distinti e tribuna, si unissero alla tifoseria della curva con il loro calore, perché la gara con la Salernitana sicuramente un crociere importante per questo finale di stagione. Superare quell'ostacolo ci metterebbe a 3 giornate dal termine in una posizione sicuramente di classifica ottimale. Mi sembra che da come mai a un certo punto si sarebbe avvertito il secondo tempo di Castro, Carlo. Spesso ha fatto giocare anche a sinistra Francesco, anche fuori in una partita. Sì, ma voluto cambiare un po', perché l'atteggiamento in questo senso, nel senso che prima cercavamo uno contro uno per il fondo e invece ho potuto invertire il piede e ho potuto accentrare l'azione. Invece come è stato difficile per lavorare questo derby con quello che è successo, ma io anche di tutti non inserirò comunque giorno per giorno, anche stamattina non sapevo se si giocava o meno, danni allo stadio. No, l'abbiamo preparato con la massima serenità, consapevoli però di venire a fare una partita contro una squadra viva, che non sarebbe stato facile, come poi il resto si è verificato. Quindi per quanto riguarda la provincia di Puglia, io mi ero già espresso a Sicilia, è un peccato, perché partite come queste secondo me meritano una cornice di pubblico importante, visto la passione che c'è, i sacrifici che fanno questi ragazzi, è come comunque togliergli uno spettacolo, che è una cosa che insomma mi attrista un po'. 11 punti nelle 5 partite, lei ha battuto, cosa è cambiato rispetto alla gestione precedente con diciamo, l'avvento come allenatore principale? No, niente, ho assunto questo incarico con molto impegno, con molto entusiasmo, e alla fine sono consapevole di avere un gruppo importante che si sono messi a disposizione da subito, anche perché io le dinamiche dello spogliatoio le conoscevo da un pezzo, visto che ero lì, e quindi diciamo che il mio compito è stato sicuramente facilitato dai calciatori. Speriamo di conferma l'anno prossimo. Intanto finiamo quest'anno, poi c'è da lavorare, Prima di finire l'anno, appunto, c'è nel prossimo impegno c'è il derby con la Salernitana, è una sfida colossale, cosa ne penserebbe? Però vorrei godermi questa giornata, almeno fino a stasera, poi domani penserò alla Salernitana. Okay. Bene, grazie.